Happy Sunday, everyone. Enjoy the weekend. I know I skipped a lot of Q&As for various reasons. Therefore, ask me everything or anything, if you prefer, here in the Q&A box here below. I will be answering every one of you between tonight, I don't really think so, and tomorrow morning, because I will be in a car ride and I will take time to answer every one of you while I will be driving, as my co-driver will take videos of me answering you. So drop your questions, whether they're about watches, style, personal life, whatever you like to know or to get an answer about. And well, enjoy this last bit of vacations. Tomorrow we're back on track and it's gonna be very nice. 2024 is gonna be cool. I think 2025 will be cooler, but 2024 is gonna be very important. So let's do this. Have a good one. Buongiorno a tutti, buon lunedì. Sto tornando a Milano da questa vacanza. Mi lusinga che mi chiediate queste cose che non sono necessariamente di orologi, per cui vi rispondo sempre con grande piacere. Oddio, io lo portavo sempre slacciato anche perché ho la pancia, quindi era molto più semplice, la mascherava molto, la maschera tuttora. Secondo me però dipende dall'occasione, lo porto slacciato quando ho voglia di sentirmi un po' più, sai, un po' più pavone, e lo porto allacciato quando invece devo essere più elegante, un po' più impettito. Per cui nella mia testa entrambe, e soprattutto se a completo allacciato, se invece è spezzato anche slacciato volentieri. Secondo me assolutamente bene entrambi, tanto bracciale in oro quanto il cinturino in pelle. È un orologio che comunque permette di cambiare e giocare un sacco con i cinturini, quindi assolutamente promossissimo anche col cinturino in pelle. Se parliamo di Tank Louis vero e proprio, secondo me manuale o automatico. Se dobbiamo andare su un quarzo, nella mia testa la cosa migliore è ovviamente quella di andare su un Tank Must, che prevede di spendere una cifra ben diversa avendo un orologio che alla fine è molto a suo agio con il quarzo. Per cui dipende un po' da voi, da questo, però in ogni caso un orologio strepitoso. La fortuna qua è che parliamo di due orologi comunque fuori produzione, non più comunque reperibili nuovi. Secondo me, ovviamente, in primis dipende dal gusto personale. Se dovessi scegliere io, sceglierei tutta la vita il Daytona, anche se non so quanto sia il conguaglio che devi dare tu all'ipotetico, appunto, appassionato con cui scambi. L'Hulk è un orologio indubbiamente un po' unico, un po' tanto diverso dagli altri, e che secondo me rimarrà un po' un unicum in Rolex, ma il 16520 è uno dei Daytona più belli di sempre, forse il Daytona più bello di sempre per me a livello di portabilità. Segui il cuore, io probabilmente non lo farei perché aspetterei di avere abbastanza soldi per comprare un Daytona, però ognuno le sue. Domanda fantastica, veramente fantastica. Io non sono da tempo un grande fan dello Spritz, nel mio caso assolutamente Aperol, perché il Campari è tanto amaro secondo me, ma sapete che Spritz è più una preparazione rispetto a un drink reale. Come tale, da quando andavo spesso a Venezia, mi è rimasto il retaggio di sprizzare un po' qualsiasi cosa, che sia il Cynar, che sia lo Zucca, quindi forse quello col Cynar resta il mio preferito, però potete giocare a più non posso, per cui perché limitarsi? Questa è una domanda ricorrente, me l'avete chiesto tante volte. Io sono onestamente più un bimbo di Mercedes, perché mi trasmette un'allure diversa, perché mi dà quel senso di lusso diverso da BMW. Indubbiamente sarò una persona frivola, potete dirmelo, mi interessa poco, mi piacciono. BMW la trovo un po' più da intenditore, io di auto non capisco una ceppa, quindi andiamo alla grande. Ci vedo più eleganza, ci vedo più classe, ci vedo anche più comfort, ma forse sbaglio. Come in ogni caso della vita, la risposta corretta è dipende. Secondo me la cosa fondamentale è capire che tipo di orologi stai vendendo e vuoi vendere, e scegliere adeguatamente. Più è alto il livello e più secondo me alla fine è meglio affidarsi a qualcuno, più è basso il livello e più secondo me vanno bene i siti, eBay soprattutto, Katawiki. Nel caso poi abbiate da vendere orologi invece più di alta gamma, o commercianti o privati, o valgono i vari Chrono 24 e simili. Però secondo me dipende molto da quello e da quanto è di nicchia il pezzo. Daniel Rota è in chiara ascesa, questo l'abbiamo capito tutti, i risultati d'asta parlano chiaro.
orientarsi tips referenze. Secondo me i modelli più accessibili sono i cronografi, anche se ovviamente quello che varrebbe la pena è tourbillon e simili. Ne passano all'asta spesso, ne hanno spesso commercianti, sapete che con le referenze faccio pena. Io comincerei con qualcosa di semplice, anche un solo tempo volendo, non è male come idea, e poi dipende tanto dal budget nella realtà dei fatti, perché chi più spende meglio spende molto spesso, e quindi varrebbe la pena di prendere una complicazione. Non conoscendo le tue tasche e sapendo che ormai Rod va abbastanza caro, dipende molto. Se ne trovo, vedrò di postarli e farveli conoscere, spiegare, raccontare e magari anche comprarli. Dovessi fare un format profumi orologi, lo farei su TikTok perché mi sembra veramente il format giusto per quella piattaforma. Io sono un po' noioso, uso praticamente solo Bleu de Chanel, anche se forse cambierò profumo, forse prenderò un profumo estivo. Non conosco Sartorial, cercherò di provarlo. Se avete consigli su un profumo molto arabeggiante, molto speziato, tabacco, queste cose qua un po' da homme fatale, mi fate una grande cortesia. Profumi orologi si potrebbe fare, come sapete non ho una grande cultura in materia di profumi e penso che l'uomo debba averne uno solo, al massimo due, perché sennò non è riconoscibile e finisce lo charme. Però vedrò di soddisfarvi. Stavolta siamo fortunati perché onestamente sapete, lo trovo un bel diver, il Nautique di Weekend, ma non lo trovo super coerente con i miei gusti. Detto questo, sono più da super squale. L'aspetto ETA verso Sellita mi tocca fino a una certa, nel senso che non sono così fiscale, non ho, cioè, non penso che valga così tanto la pena di guardare a questo andando su quella fascia di prezzo, su quel tipo di prodotto. Il Nautique è più il classico skin diver, secondo me invece super squale è un reale orologio da tutti i giorni. Dipende cosa cerchi, dipende cosa vuoi. Se vuoi un allure un po' più vintage o qualcosa di più contemporaneo, io resto di super squale. Poi sono gusti e tassellita, ve l'ho detto, mi cambia poco. Happy New Year, you too. I do bloody love it, like very much. To me, it's not a perfect watch because no watch is perfect. But we're really close. I mean, it's super playful, the size is outstanding. I'm talking about my piece, which has this like cream ivory dial, which to me really stands out in light. It's amazing, it has a lot of nuances. To me, it's a beautiful watch. It has a playful complication, it has a good name, hence Ginta. It has everything, and price-wise, we're really at a like Eden price point, so nothing more to ask for. I would love to have more, so yes, very much. Direi che qua non ti rispondo io, ma ti risponde un po' tutto il contesto, tutto l'ecosistema dell'orologeria. Senso di questa frase, onestamente penso che se i social hanno un ruolo, questo sia quello di dirci cosa è in arrivo, cosa sta piacendo e compagnia cantante, anche perché secondo molti i social sono un po' pilotati, ma c'è una marea di appassionati, di collezionisti che non hanno secondi fini, né commerciali né con le aziende. Come tale, secondo me, assolutamente sì. Più che new hype, io direi che sono proprio quello che sta piacendo di più ad appassionati e collezionisti, ma perché c'è l'esigenza di divertirsi, c'è la voglia di avere qualcosa che ci soddisfa e che non è solo classico, e il design anche spesso non è quasi più abbastanza, è diventato non così abbordabile. Stone dials ce ne sono tanti, anche a prezzi molto ragionevoli, e questo fa sì che avere addirittura un misto di domande culinarie e orologeria è qualcosa che sicuramente mi ha fatto cominciare questo primo lunedì lavorativo non male. Dei date violino, non vi metto la foto, ma stiamo parlando dell'ultimo dei date presentato da Rolex, quello con il quadrante in smalto, raffigurante appunto questo violino, poi vi metterò una foto. A me piace tanto, vorrei vederlo dal vivo, vorrei studiarlo un po' di più, l'ho visto, ma l'ho visto molto brevemente e non ne sapevo nulla prima che uscisse. Sfogliatella riccia, la liscia mi piace tanto, ma è pesante, ma la fame, quindi veramente non so se ce la faccio. Cioè, la prendo ogni tanto, ma non. La riccia invece è leggera, friabile. Madonna mia, mi fate parlare di cibo, io ne ho fame in questo momento.
router è un orologio spaziale, secondo me, ce ne sono tante versioni, è il momento forse di comprarlo avendo questa Universal Genève che verrà auspicabilmente rilanciata da Breitling. È un orologio indubbiamente che si presenta in talmente tante salse che è difficile dare un giudizio unico. Ho detto, secondo me è un orologio pazzesco, un ottimo entry level che non è solo un entry level, ha tanta storia, tanta qualità, ha tanta sostanza. A me piacerebbe tanto un Porrooter in oro massiccio, quindi mi pare sia il Porrooter Lux, ma ce n'è da divertirsi. È uscito un bellissimo libro, peraltro si chiama The Porrooter e li racconta bene. E avrete modo di scoprirlo, spero, e secondo me è da approfondire. Non basta un minuto per rispondere in pieno. Un po' come gli aumenti Rolex, sono interessanti, ma secondo me è il dramma della notizia. A noi piace tanto la notizia, ci piace come social, ci piace come cultura, ci piace come generazione, ma non sempre la notizia è sostanza. Se degli aumenti Rolex proprio non me ne frega nulla perché tutti gli anni così e per me non dovrebbe neanche fare notizia, questo cambio, questo shuffle come l'hanno definito loro di CEO potrebbe essere interessante, ma non ho letto dichiarazioni di cosa ciascuno voglia fare, qual è la vision nuova, bibubà. Quindi bello, ne prendo nota, ma penso ci vorranno 2 o 3 anni per dire ah, hai visto che è successo questo, è successo quello, adesso secondo me è presto, come era presto quando è uscito il CPO di Rolex. Non ho presente quale sia la mia daddy jacket, ma puoi chiamarmi daddy comunque. Comunque, a parte questo, e peraltro dalla regia si arrabbiano, no, ti ringrazio, sono infinitamente lusingato. Io ti consiglio un Daytona in regalo da Miretta. No, scrivimi in DM qual è questa daddy jacket, penso sia quella che ho preso a Londra in velluto blu con i revers molto larghi, che sembra un Edward Sexton vecchio. Se è quella, troveremo un sarto che la rifà e ne avrai uno anche tu se mi regali un Daytona. Guarda, faccio cambio subito, do anche la mia se vuoi. It's like wearing a pink shirt. I mean, you're man enough to stand out and to pull off something that is not actually meant for men. Therefore, I would say a bad word for describing it, but let's say that you're a guy that most possibly has a huge sex appeal. Therefore, yes, I really much approve it. You must have the right physique to really pull it off, but 100% approved. I'm gonna do it as well. It's easier to me if something is jewelry-like, but I think it's another trend for 2024, 5, 6, whatever. E tu vuoi più bene alla mamma o al papà? Sono le domande tue della vita. Black Bay 54 è, se vuoi, più convenzionale. Probabilmente dipende dalla vita che fai. Perché io alla fine, cioè al netto di tutto, come primo orologio vero, ho scelto uno Speedmaster, quindi sono la persona sbagliata per dirti Black Bay 54. Però io ho scelto uno Speedmaster perché facevo una vita tranquilla, non avevo tante esigenze di sport, di andare nell'acqua e tutto. Se sei una persona molto attiva, secondo me Black Bay 54. Se sei una persona meno attiva come me, un po' sedentario o comunque che non è che ci vai a fare il bagno, lo Speedmaster. Io nuotare bagno con lo Speedmaster non lo farei. Dall'altra, secondo me, sotto un completo lo Speedmaster lo porti, il 54 lo porti. Però meno. Burger di alluminio è come la pizza margherita, mi piace, la mangio sempre volentieri. È un orologio che secondo me ha tante carte in regola per essere un bellissimo daily wear. È fatto bene, è molto accessibile, ha un blasone comunque importante che è quello di Bulgari, ha una grande piacevolezza, vestibilità, assolutamente sì, e anche lì è un orologio comunque distinto con carattere. E che lo stesso ha anche la sua storia, quindi yes. Everard per me è un marchio che ha un gran futuro alle spalle, nel senso che ha un passato pazzesco, un presente, lo ammetto, secondo me non mediocre, ma non propriamente gestito come piacerebbe a me, non ho il verbo, non ho la verità assoluta. Detto però, c'è da dire che Eberhard ha uno zoccolo duro, ampio e veramente radicato e convinto di collezionisti e appassionati per quanto riguarda il suo passato. Per il presente, secondo me, non si parla passato e presente della marca, per cui secondo me dovrebbero sfruttarlo un po' di più, mi auguro accada, c'è il bello dell'italianità, però secondo me c'è ancora tanto lavoro da fare, paradossalmente con
3-4 anni di ritardo, però io sono fiduciosissimo, grande fan del loro passato e di alcuni modelli presenti. La domanda è in quale città? Perché ti chiedo questo? Eventi ne faccio a Ginevra, almeno 2 volte all'anno, pubblicissimi, può venire chiunque, abbiamo accreditato tante persone, eravamo 150, quindi pubblici. Le cene di Milano sono comunque non pubbliche, c'è una selezione, però verosimilmente si riesce a partecipare, bisogna farsi 4 parole, capire chi si è, un po' un check per sicurezza, e c'è. Vorrei rifare un evento a Milano, ci lavorerò, però a parte queste 2 città ci sono, adesso c'è una cena a Firenze, ogni tanto ci sono delle cene a Roma. Eventi in altre città che non siano Milano e Ginevra per il momento non ne ho in programma, perché comunque credetemi ragazzi, costa molto organizzarli, tanto in termini di tempo quanto in termini di soldi. Fammi sapere dove. Tra SolarBeat e Quarzo io al momento sceglierei come sempre SolarBeat, l'abbiamo detto tante volte, ma perché comunque a parità di prezzo mi sembra una tecnologia più evoluta e mi va a dare una chance a questa cosa, perché mi sembra bello, la differenza estetica è veramente minima, non si nota praticamente. Se non ricordo male, la misura large ha la data, un tank con la data non fatemi dire a cosa assomiglia, cioè avete presente pipistrello? Quella roba lì, cioè è un ibrido, è una roba orribile, per cui veramente no, zero. Per cui mi pare ci sia una misura media, e se no anche il piccolo, veramente la donna, l'ha portato un mio amico l'altro giorno che eravamo assieme in vacanza, ce l'aveva al polso, gli stava benissimo e veste perfetto, quindi non abbiate paura, le dimensioni in orologeria contano ma meno di quello che credete. Come sempre dipende dalle fasce di prezzo, se andiamo sull'alto livello non è un negozio ma uno showroom, c'è The Watch Boutique, c'è Mauri De Angelis, ce ne sono veramente veramente tanti ormai a Milano, c'è Le Muse che ha una bellissima selezione molto molto ampia, c'è Bassatempo, c'è Laboratorio Orologeria Duomo che comunque ha anche una selezione entry level importante, molto ben fatta, dipende sempre cosa cerchi. Milano forse non è la città dove andare, perdersi e trovare l'orologino simpatico, come magari può essere Madrid, come magari può essere Parigi, come magari può essere Londra con Portobello e compagnia, però ce la caviamo anche noi. First of all, we have to give a bit of definition of micro brand. So to me it's an independent brand, more or less a Kickstarter vibe with a not really Kickstarter, but you know, entry price or let's say below 5k with a lot of novelties. I mean, it's what I published for the Watch Advent Calendar. So if you go to the last videos from the Watch Advent Calendar, that's my format that I did before Christmas, you can find my favorite micro brands. I have to say HTD from Firenze, Squall, which is not really micro brand, but let's add it to them, Isotope, Baltic, there's really plenty, there's Corniche, there are many, and the thing is, a lot of them are similar, but a lot of them have a really different aesthetic, a different personality, and so this is my selection more or less, but there's plenty again, and so please go look at the former. Crepi Lupo, grazie, non condivido mai i miei progetti per il futuro perché per 2 motivi, il primo è che sono scaramantico, il secondo è che si può parlare quanto si vuole ma poi bisogna fare le cose, quindi facciamole, poi ne parliamo, perché tante volte comunque vi dico facciamo, poi purtroppo non trovo il tempo, non riesco ad avere abbastanza forza di volontà per farlo, come tale è inutile sprecarsi in parole. Quello che posso dire è che la volontà più che il progetto è di rendere IAM Casa qualcosa di un po' più costante, un po' più regolare e un po' più strutturato, seguendo quello che è il piano che ho nella testa per i miei prossimi 10 anni. Quello che ho nella testa per i prossimi 10 anni lo sanno in pochi, sono forse 2 persone o 3 e c'è un motivo se sono così poche. Non vi abbandono, spingiamo anche quest'anno, ce la mettiamo tutta, questo ve lo prometto. Dottore carissimo, molto buongiorno. Domandissima, nel senso che io per adesso tinta unita e gessato, Principe di Galles, Piet Pool, vari ed eventuali ancora non collaudati. Non amo tanto, cioè devo trovare veramente la trama proprio nel senso di singola pezza che mi convinca tanto. Secondo me col tinta unita non sbagli, a me il gessato piace tanto, ma fondamentalmente poi sembro un barattolo,
una lattina, capito? Tipo la Campbell Soup. Però mi piace tanto il gessato, lo trovo fighissimo, lo trovo molto, molto proibizionismo, però tinta unita non sbagli mai. Sono 3 anni che il King Vida sta tornando di moda, infatti io l'ho comprato 2 anni fa. Vale la pena comprarlo subito? Da quello che ti ho appena detto, sì, ripeto, però io non ho la sfera di cristallo. Domani i prezzi crollano, non te la devi prendere con me. Lo compri se ti piace, lo compri se sei convinto. Io ho preso il Cellini perché purtroppo qua il piatto piange, quindi quasi 40.000 euro per un full gold non ce li ho e non ce li avevo e non penso li avrò nei prossimi 6 mesi, quindi un po' dura e ho altre cose in lista. Però assolutamente sì, ma ha senso che il King Midas salga. Caspita, resta Rolex, c'è il design, c'è l'oro, c'è tutto il trend delle novità più il blasone di Rolex, orologio da grande intenditore. Domanda piacevole, per sciare, beh, per fare après-ski ti metti quello che ti pare, in buona sostanza, tanto se poi ti ubriachi troppo e lo rompi, la colpa è tua, quindi puoi sentirti male con te stesso, ma consiglio di bere responsabilmente. Detta questa sciocchezza, secondo me entro i 1.000 un po' qualsiasi cosa. Io onestamente, anche se non amo i diver fuori dall'estate, super squale, cioè per sciare metterei comunque qualcosa ad alte prestazioni, quindi un diver, un orologio molto sportivo. Quindi entro i 1.000 super squale, entro i 2.000 non mi ricordo se entro i 2.000, ma ti direi un Doxa che secondo me spacca, poi ci sono colorati che sulla neve a me il colore piace tantissimo. Entro i 5 o un Tudor. Io ti direi però Pelagos o un Christopher Ward. Io mi metterei un bel canto per sciare, te lo giuro, tantissimo. I have to tell you, I hate you for this because choosing between sculpture watches is literally something that caused pain to me. Anyhow, I would say anything from Gilbert Albert. To me, is one of the most. How to say? It evocates something to me, it speaks to me, it's materic, there's a lot of plane shapes, there's a lot of sinuosity, if it's a word. So anything Gilbert Albert, plus Andrew Lima, plus there's plenty really, and Cartier plays a good role, but Gilbert Albert is on top to me. This is not really something you just go around and you're sure to find one, because you're talking about something kind of special, which is not a famous or any watch from a big brand. Because if you go to buy whatever is Rolex, Patek, or Audemars with this kind of configuration, you're gonna spend much more than this. So my suggestion is just to go around, check them out, and try to find something. But it's your research, not mine, unfortunately, because it's not easy to find a watch in this price point with these characteristics. But let me know when you find it, because I want to see it and I want more of them. I love them. Sai, non è che sia proprio una cosa semplice. Stiamo dicendo vintage, quindi già non prevedi un catalogo, una lista di referenze, tutto, e mi dai un budget per cui credo ormai, se parliamo di Omega e Longines, forse riesci a starci dentro, ma non te lo garantisco. È molto probabile che ormai le cifre per questi due marchi siano un po' più alte. Quindi secondo me la soluzione migliore è andare in giro a cercare, basarsi sulla qualità che vedi nell'orologio a livello di movimento, cassa, finitura del quadrante, tutto, e a livello di emozione che ti dà, e poi vai dritto. Però c'è del bello nel cercare un orologio vintage, quindi consiglio sempre di farlo. L'Alpine Eagle è un orologio veramente gustoso, questo è l'aggettivo secondo me migliore, perché è indubbiamente uno sportivo, però molto più raffinato e molto più di classe di altri. Gli riconosco, sparatemi se volete, ma più qualità di un 5711 per questioni di finiture, bracciale, soprattutto per le finiture del quadrante. Lo colloco a livello di qualità quindi sopra, cioè lo colloco veramente in una fascia già di orologio raffinato. Si può sempre fare meglio nella vita, questo è indubbio, però secondo me è molto molto ben riuscito. Sento tante lamentele sul prezzo, lo capisco, indubbiamente il catalogo Chopard è difficile, è molto denso, è molto popoloso, però secondo me è un orologio che varrebbe la pena di avere, tutto non si può avere, ma insomma ha tanta qualità secondo me. Let's bust a myth. We don't need a sports watch in a collection.
you may feel to need one because you actually would use it, but if you just need one and you like that one, go for it. I mean, really, no one stops you. To me, it's more important to have an everyday watch, something you can really wear on a daily basis, not really a sports watch. So if you feel this is the right watch for you and this kind of segment and this kind of aesthetic and type of watches, then go for it, really. You have my blessing. Indubbiamente, soprattutto dal momento che non sono più dei veri e propri omaggi, cioè io ho una teoria strana, secondo me è un orologio è un omaggio se imita veramente un modello iconico che alla fine non ti puoi comprare, però già se mi imiti un coroncione non è proprio omaggio, perché comunque, cioè, se mi imiti un orologio da 6-7 mila euro è un omaggio, perché aspetti, risparmi e te lo compri, anche perché ne costano 6-700, quindi so che è 10 volte, però aspetti e te lo compri. Se mi imiti un orologio da 100.000, 200.000, 70.000, 50.000 e ci metti del tuo, fai un prodotto che comunque non è un'imitazione nuda e cruda, ma ci mette del proprio, allora è un qualcosa di molto bello. Era il modo in cui, se non erro, i romani ripresero le poesie dei latini, quindi se lo facevano loro e noi le studiamo a scuola, non è un peccato capitale. Ho poco contesto, non so che blazer sia, non so che contesto sia quello in cui lo vuoi indossare, quindi come abbinare un blazer potenzialmente con tutto, dipende da che personalità hai, che tipo di personaggio, di fisico hai e appunto dove devi andare, che blazer è. Io uso due tipi di giacche sciolte. Se parliamo di blazer, uso di solito delle giacche in jersey o nell'estivo delle giacche in cotone o in lino. Io l'abbino veramente un po' con tutto, d'inverno o pantaloni in velluto o un paio di jeans. Facilmente mi vedete col Dolce Vita perché lo trovo più sportivo, più giovane, ma anche un po' più fighetto, e poi perché ho molto freddo. Se parliamo d'estate, con lino tengo comunque di solito il lino come camicia, oppure se uso un cotone uso tanto colore. Il jeans va sempre bene, magari bianco, però abbiate fantasia, guardatevi allo specchio, se vi piacete uscite di casa. Mai provato il mano libera, vorrei, non ho propriamente la mano ferma e sono perennemente stanco e arrabbiato, quindi temo che potrebbe finire male, quindi per ora ho evitato, me lo lascerò per un giorno di vacanza pura in cui vorrei provare, ripeto, anche perché ne ho una collezione e non li ho mai usati, non li manutengo neanche, che è un grande peccato. Al momento sono la persona peggiore del mondo, mi raso praticamente solo in doccia e al 90% quando viaggio mi dimentico il rasoio a casa, come tale Bic e rasoio degli alberghi, sono terribile. Grazie a Dio la mia skin care mi tiene in piedi, non è vero, grazie a Dio ho tanta fortuna di avere una pelle decente, ringrazio molto per questo, però altra cultura da approfondire, ma non ho quella pazienza. Di petto ti avrei detto assolutamente no, ma cosa stai dicendo, eccetera. Devo ammettere, se sei magro a differenza di tanti di noi, forse te lo puoi permettere. A me piace, molto impopolare, il Dolce Vita nei pantaloni se porti un pantalone con le bretelle, lo trovo fighissimo. In alternativa sono da Dolce Vita fuori dai pantaloni. Ammetto che comunque cozza come cosa, cioè Dolce Vita è un capo sotto questo aspetto che mi lascia sempre con l'amaro in bocca. Se hai un pantalone particolarmente a vita alta e sei magro e sei molto slanciato, secondo me puoi permetterti di metterlo nei pantaloni, se no assolutamente no. Grazie per la domanda, l'apprezzo molto, mi piace tanto. Vicenda, dipende dal tuo gusto. Secondo me, se dovesse riuscire, il bel canto di Christopher Ward spacca tutto. Oltre al bel canto, su quella cifra più o meno, c'è Lockman con il decimo canto, tutti i canti oggi. Il decimo canto, se ti piace quell'estetica, secondo me è fenomenale lo stesso. In alternativa, tra poco uscirà, verso aprile uscirà un marchio che, credimi, sarà esattamente quello. Nel nuovo, al momento, Montblanc, Glasutte, e mi viene in mente solo questo, per ora sono qua. Tutti Speakeasy mi piace tanto, ma devo avere il tempo appropriato per viverlo fino in fondo. Lounge bar è il posto dove alla fine ti ritrovi anche quando non vuoi. Pub sì, d'estate con tanti amici e quando ho la voglia di bere birra, che non è sempre.
In alternativa, non mi ricordo se manca qualcosa, io comunque fan dei bar. Bar proprio dove bevi un cocktail tranquillo, ti siedi. A me basta che il locale mi permetta di stare a mio agio, mi permetta di stare bene, sentirmi un po' a casa e mi dia il tempo di apprezzare le conversazioni. Quindi disco bar un po' meno perché la musica è indubbiamente non proprio il modo migliore di avere una conversazione. Allora preferisco andare in discoteca direttamente o in un ristorante che poi mette la musica, che è il format migliore. Thank you so much. You're too sweet. I really appreciate it. I'll try my best to keep it up. Yes, that's the plan. And if you have any suggestions, feedbacks, whatever, you know I'm very much open to it, so looking forward to them. Ottima scelta le Clarks, anche qualsiasi altra college. Non qualsiasi altra, non sono college le Clarks. Però vabbè, insomma, qualsiasi college, secondo me, sneakers alla fine, perché no? Secondo me, anche una francesina, una cosa di questo tipo, uno stivaletto, un open walk. Secondo me i chinos sono molto permissivi, dipende anche molto dal tuo stile, cos'altro metti. Io porto spesso i chinos anche con scarpe vagamente classiche, diciamo, dipende cosa ho sopra. Quelli che trovi, quelli che trovi, purtroppo anse fisse è un casino. O riesci a farteli fare, ma spesso le barrette metalliche non le trovano neanche gli artigiani. Se no, veramente quello che trovi, perché purtroppo sull'anse fisse è veramente complesso. Io ho sempre, o quasi sempre, preferito o spedire l'orologio e farmi cucire il cinturino, o farmi spedire il cinturino e cucirlo io sull'orologio, perché il risultato è molto migliore, però sono gusti. Dipende da quanto pensi ti arrivi, secondo me non è tanto accontentarsi di un Primero o di un Santos. Prendine uno, poi prendi il GMT. Nella vita è brutto scegliere. Detto questo, so che bisogna anche pagarle poi le cose e non è facile. Dipende cosa ti soddisfa di più, davvero. Wow, capisco. Capisco, 25-23, capisco. Tutti validi. Tutti validi, veramente tutti assolutamente validi. Forse 51-30. Io andrei semplicemente per quello che trovi al miglior rapporto qualità-prezzo tra configurazione dell'orologio, prezzo, corredo, vari ed eventuali. Ciao, bene, grazie. Spero anche tu. Bello, non è il mio orologio preferito perché ha la data e perché ha dei colori che sono molto contrastanti con come mi vesto, però indubbiamente qualità-prezzo folle. Resa al polso pazzesca, quindi approvatissimo. Orologio estremamente particolare. Non l'ho mai avuto al polso, sono veramente curioso. Ho letto che è quarzo, quindi un po' meno bello per me, ma ugualmente design inaudito. Io spero che cose del genere tornino sul mercato di oggi, meccaniche, e sarebbero una mina. Design veramente ricco, ricco, ricco di carattere molto distinto. Io devo dirti che lo apprezzo. Mi pare la qualità non sia altissima, non sia insomma il massimo, però fa grande scena. Se ne parlava qualche settimana fa, l'Olympus a me non dispiace, lo ammetto, però non lo so, non è quel genere di orologio che io apprezzo. Mi ricorda tanti altri orologi che vedo nei mercatini, mi ricorda degli orologi di Nixon, brand lontano dall'orologeria, come tale Super Seawolf molto più apprezzato, almeno dal sottoscritto. Poi non so aiutarti nella tua indecisione perché non sono te, non ho il tuo gusto, non sono nella tua testa. Io sono più da Super Seawolf. Che non sono mai riuscito a farmi piacere lo Sky Dweller, lo apprezzo, ma è spesso lo trovo grande per me e non lo capisco. Lo trovo anche esteticamente bello. Probabilmente fossi più alto, più largo, più piazzato, mi piacerebbe molto. La combinazione Blue Jubilee è bellissima. L'orologio in sé è effettivamente bello, ricco di qualità. A me non parla. Non amo il crono, aluminium, Bulgari, Ducati. Adoro il GMT, lo trovo fighissimo. Crono di aluminium non mi piace proprio, purtroppo, perché la data lo rovina tanto. Il GMT lo trovo fighissimo, lo trovo veramente un orologio bello, un po' estivo, un po' comunque non serioso.
Bello, ben riuscito. Non il mio Seamaster 300M preferito in assoluto, o forse sì, però indubbiamente è quello che porterei più volentieri, più spesso e con più semplicità. Il blu è stratosferico. Parecchio promosso, devo dire, 39 mm è figo, poi Interdate sapete che mi piace, il prezzo mi sembra congruo, assolutamente promosso. Un'alternativa che non tenevo in considerazione. Bravo, grazie, lo apprezzo molto. We must say that you really have to recognize the fact that you're buying the most iconic, well, not the most iconic, but the most wearable watch that is iconic from IWC. Therefore, I would not state anything about over or underpriced. My take is it's priced well. Could be lower, could be higher, but I would definitely say that talking about underpriced or overpriced when it's about few thousand euros, meaning one, two, or something like this, in today's market could be a bit nonsense because sometimes we see things that are really underpriced or really overpriced. So my take is it's okay. Non mi fa impazzire, preferisco i regolatori moderni e preferisco altre varianti del regolatore, possibilmente non con la cassa dorata. Lo preferirei poi col quadrante nero e ci sono svariate cose che non mi fanno impazzire. È molto ampio, è qualcosa di comunque largo di quadrante. Scusate, devo giocare un po' perché sono un po' stanco. Però i moderni sono meglio. Absolutely yes. Chiedo scusa. Non l'ho trovato. Mi spiace. Ho trovato il 1935, che è questo. 32 non l'ho trovato. I'm sorry. Non ho capito molto la domanda. Va bene anche secondo polso, secondo me è un orologio molto recente. Non c'è problema. Se questa è la domanda. Se lo trovi sotto i 3, secondo polso, yes, why not? Che nuovo, cioè, non lo so, non ho veramente capito. Sorry, sono un po' stanco forse io, sono un po' rinco, non lo so, fatemi sapere. Parliamone, parliamone, bravi ragazzi. Tenderei a preferire la versione del 2014, lo trovo molto ben riuscito, parecchio. Un orologio che veramente ha qualcosa di pazzesco, cioè tra design particolari, la cosa di quell'orologio sono i particolari. Le sfaccettature, gli indici, è un orologio magistrale. Io ho un esemplare, diciamo così, vintage, quindi proprio dell'epoca, e lo indosso molto poco spesso perché in oro è abbastanza grosso, si nota, ma è un orologio di una bellezza unica, secondo me. Non me lo sono mai realmente chiesto, però penso sia una questione forse di tassazione da un lato, molto probabilmente di cambio proprio di valuta. Quello che però so è che non è facilissimo importarli e poi si pagano le spese portati qua, quindi conveniente fino a un certo punto. Figo, non mi piacciono le scritte sui contatori a 9 e 6, ma lo posso accettare. Price Point spaziale richiama molto i loro vecchi crono con quella configurazione. Ragazzi, spacca, cioè non è un caso comunque se è qua a tenermi compagnia sulla mia scrivania, per cui non è un caso. Ne penso poco, un bel cimelio per ricordarci di Elisabetta, esteticamente per me brutto. Che altro dire? È uno Swatch, quindi esteticamente per me brutto, il quadrante, non so, non mi regala grandi emozioni. È un collectible, è qualcosa che metti via e te lo guardi e quando tra 30 anni lo guardi dici, pensa, io sono cresciuto che c'era Elisabetta e era questa qui e quell'altra e ha avuto un grande impatto storico e qua e là. Altro, ma non so. Sostengo da sempre che secondo me Hermès lavora bene. Da qui a comprarmene uno passerebbe sicuramente del tempo, però lavora veramente, veramente bene. Lo slim non mi piace tanto esteticamente perché non amo il fondo dei numeri e tutto, quindi non è il mio orologio. Però
ammetto che anche proprio nel font sia comunque un orologio ricercatissimo. Parliamo comunque di un orologio sottile con microrotore a un prezzo onesto, tanto per il blasone quanto per il fatto che Hermès a tutti gli effetti comunque ha un reparto dell'orologeria che è assolutamente ben fatto e molto avanzato e indubbiamente è un orologio con tante caratteristiche positive che meriterebbe più popolarità, sicuramente. Legend Diver nuovo, bello, mi piace tanto anche il bracciale, per me è blu perché inedito e diverso da quello del passato e quindi secondo me ha un suo senso. Nero non si sbaglia mai, ma il blu è una cosa effettivamente nuova e che secondo me non sta per niente male. Purtroppo la data sugli orologi classici, la data sui crono, mi dice male. Non ce la fa, anche perché comunque su un orologio classico conta tanto l'estetica, ancor più secondo me che su un tool watch tipo un Diver, tipo un Chrono, via, tanto quanto. Però su un orologio classico deve essere proprio, cioè per me un orologio classico deve essere minimalista, non lo vivo come un Datejust, il Master Control, anche se forse dovrei, però insomma. Non mi fa impazzire, mi piacciono altri Master Control, quelli un po' più elaborati, quelli assolutamente sì, perché hanno un gioco maggiore. Questo mi sembra un orologio, vuole essere classico, ma è rovinato la data. Chiedo scusa. Non scendo in particolare di prezzi a mercato perché sapete che non mi piace tanto entrare nell'argomento. Fosse stato 16.520, ti avrei detto senza alcun dubbio Cream Dial. Parlando di 116-520, Chromalight l'ho visto e effettivamente è un gran bell'orologio. Secondo me è quell'anello di congiunzione che ha la modernità di un Daytona che potrebbe essere uscito oggi, però il fascino del Daytona, che secondo me alla fine, parlando di tutto ciò che non siano i manuali, quello è il Daytona. In realtà no, vabbè, comunque, mi avete capito. Per me sarebbe una scelta veramente ardua, probabilmente andrei su Cream Dial perché mi gratifica tanto un Daytona con un quadrante chiaro. Chromalight più sleek, più che passa un po' più inosservato, ma figo. A me piacciono quelle di Wolf, mi piacciono quelle di Bosphorus, ce ne sono parecchie. Io onestamente porto due pezzi in una custodia spesso di Dalmond. In Alcantara, fatta in modo tale per cui ci stanno due orologi, ma dentro ci puoi mettere se hai dei biglietti da visita, due banconote, un orologio sottile, così c'è tanto spazio in mezzo, per cui dei cinturini, un cacciavite, così è un po' più ingombrante. In quello stesso spazio, forse ci potrebbero stare anche tre orologi, ma non è abbastanza ingombrante da dire, cioè è grossa come due paia di calze lunghe invernali. Piegate, ovviamente. E con questo chiudiamo il Q&A, anche se è lunedì non più domenica. Buon lunedì sera anche a voi, buona ripresa, buon rientro, buon tutto. Io domani mattina sono a Firenze, vado a Pitti, torno domani sera e dopodomani sono in Svizzera, forse facciamo questa piccola casa dinner alle Locle o alla Chaux de Fonds o a Neuchâtel, io non lo so. Me ne occuperò domani mattina perché sono molto stanco, quindi vado a Nanna. Vi ringrazio, è stato un bellissimo Q&A, mi sono divertito, l'ho fatto anche un pezzo in macchina, che è una cosa che mi fa sempre piacere fare, che movimenta un po'. Belle domande, vi ringrazio. Stavolta tanta roba che non era orologeria, mi fa comunque piacere. E ci vediamo al prossimo. Mirac, buona settimana e restate sintonizzati.